Oddio, da quanti anni vengo la calma? Manco me lo ricordo più, saranno 10 anni. Saranno 10 anni, però negli ultimi 2 anni per motivi di lavoro non sono potuta venire. E secondo me, se quest'anno non fossi venuta, mamma Schiavona non me l'avrebbe perdonato. E allora ho detto ci devo ritornare, perché poi mi piace venire qui, mi riempie, mi dà proprio la linfa vitale per affrontare le giornate. E poi perché questa è la prima candelora sotto Papa Francesco e io lo sento, sono sicura, ho pregato la Madonna anche per questo, sono sicura che si potrà inaugurare una nuova fase della Chiesa, una Chiesa aperta, una Chiesa che accoglie, una Chiesa che non allontana, una Chiesa che considera tutte e tutti figli di Dio. Infatti noi abbiamo preparato, ho preparato una bella lettera indirizzata a Sua Santità Francesco, Città del Vaticano, dove proprio chiedo un incontro tra il Papa e la nostra comunità, per fare in modo che la Chiesa sia come gli occhi di mamma Schiavona, che sono occhi di amore, e dove c'è amore non c'è esclusione. Innanzitutto è un sacramento e poi ci tengo tanto a essere presente a questa festa, è molto importante, è la Candeloria, mamma Schiavona, è la mamma degli omosessuali, voglio essere presente anche io a questa festa, senza pregiudizi e senza tabù per la gente. È una manifestazione religiosa, però i gay, i trans hanno la loro possibilità di esprimere quello che loro pensano rispetto a quello che è la loro normalità, tra virgolette. E venire a trovare la Madonna. Oggi con la contaminazione non si capisce più niente, come infatti è tamboro sul sordo. Le castagnette suonano, dobbiamo sperare solo che Giuseppe ci regala una suonata sua e così, così ancora quest'anno vivremo il passaggio della Madonna. Prego. Bisogno di istituzioni che non hanno dei metri di misura diversi per i sentimenti in base a chi prova questi sentimenti. Se due persone si vogliono bene, se due persone decidono di convivere, se due persone decidono di affrontare il cammino dello stare insieme, io credo che le istituzioni abbiano il dovere
di riconoscere queste unioni. Uno Stato si deve vergognare delle guerre, uno Stato si deve vergognare delle ruberie, uno Stato si deve vergognare dell'abuso di potere, uno Stato non può vergognarsi dell'amore. E quindi noi chiediamo che tutte le coppie vengano riconosciute dallo Stato e che soprattutto lo Stato sia molto severo nei confronti di chi usa violenza nei confronti nostri. Non c'è.